Ringrazio voi di essere qui presenti e di darmi la possibilità di poter parlare serenamente di questa situazione incresciosa che nasce purtroppo già ormai da tempo, ma che esplode in questi giorni a seguito di una famosa decisione dell'Agicom, che è l'ente garante, l'autorità garante che mette sotto osservazione e si occupa di tutte le infrazioni, tra virgolette, che possono essere commesse ai danni dei consumatori in Italia. L'Agicom, infatti, già da tempo ha comminato un'importante sanzione a un gruppo di banche italiane, circa 5 banche di importanza nazionale, di praticamente 15 milioni e mezzo di euro. Questa grossa sanzione ha preoccupato molto le banche e queste stesse banche, visto che questa bolla stava per esplodere, hanno deciso di impugnare questa sanzione dell'Agicom davanti ai tribunali competenti, che nel caso di specie sono i TAR, il TAR del Lazio, il quale TAR ha emanato a partire dal 2016 fino ad oggi una serie di sentenze, che sono in pratica 5 sentenze molto importanti sul punto, dove reiterano tutte le osservazioni che l'Agicom aveva già evidenziato, cioè che i clienti, cittadini che si recano e che si recavano dal 2012 al 2016, perché sono questi gli anni di riferimento, che si recavano presso le banche per investire i propri risparmi e quindi metterli al sicuro, sono stati diciamo sollecitati dalle banche ad acquistare diamanti. Diamonds are forever, come diceva Marilyn Monroe nei suoi Diamante film. per sempre. Il diamante per sempre. E quindi hanno invogliato i clienti ad acquistarli per investire i danari. Come venivano acquistati? Venivano acquistati per mezzo di un paio di società che detenevano questi beni preziosi e utilizzavano e si erano messi d'accordo con le banche per illustrare questi investimenti ai loro clienti. Per cui il cliente italiano che si recava in banca per investire i propri soldi veniva in un certo qual modo rassicurato dall'ambiente della banca, perché magari conosceva il direttore, conosceva i funzionari e quindi questi davano una certa qual sicurezza al cliente. Lui veniva e veniva illustrata l'operazione, il tipo di brillanti che venivano comprati, che resa avrebbero avuto. Per di più la banca diceva: beh, questi brillanti non teneteli in casa perché ve li potrebbero rubare, se subite un furto magari ve li portano via. E quindi Metteteli in un consigliava, cavò a pagamento, esatto, per metteteli esempio. nelle cassette di sicurezza. E così i clienti si sono sentiti rassicurati, la banca la conosco, figuriamoci se la banca mi tira un pacco, e No. quindi hanno deciso di acquistarli.